Ciao, mi chiamo Mary, sono guida di Stoccolma e benvenuti nel mio canale A Stoccolma con Mary. Oggi vi racconto quali sono le 10 cose da fare e vedere a Stoccolma. Ciao a tutti! Con il video di oggi continuo a darvi i miei consigli per pianificare il vostro viaggio nella capitale svedese. Nel video precedente vi avevo raccontato dove dormire a Stoccolma e gli hotel che consiglio e vi lascio qua sopra il link. In questo video vi dirò quali sono le 10 cose da fare e vedere se vi trovate in vacanza nella capitale svedese e non importa quanto tempo avrete a disposizione per visitare Stoccolma. Queste attrazioni e/o attività dovete assolutamente provarle. Si tratta di una classifica personale, ma se avete già visitato Stoccolma e ritenete che io debba aggiungere o modificare questa classifica, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Prima di iniziare questa chiacchierata con voi, se siete interessati a Stoccolma, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella, così vi arriveranno le notifiche quando pubblico un nuovo video. Al primo posto c'è Gamla Stan, il centro storico di Stoccolma. Dedicate almeno mezza giornata per visitare il centro storico di Stoccolma. Passeggiate tra le strette strade acciottolate, visitate la Piazza Grande, Stortorget con le caratteristiche casette colorate e non dimenticatevi di visitare le principali attrazioni del centro storico, come ad esempio il Palazzo Reale. Altrimenti potete rilassarvi in una delle numerose caffetterie di Gamla Stan e prendere un'autentica fika in Svezia. Al secondo posto c'è il Museo Vasa. Il Museo Vasa si trova nell'isola di Djurgården, il polmone verde di Stoccolma, e all'interno di questo museo è custodito il vascello Vasa, che affondò durante il suo viaggio inaugurale il 10 agosto del 1628 e fu recuperato dal fondo del porto di Stoccolma dopo 333 anni. Non si può venire a Stoccolma senza trascorrere almeno un paio d'ore all'interno di questo museo, visto che è sicuramente l'attrazione più importante della capitale svedese. Al terzo posto sul podio troviamo Skansen. Skansen è il primo museo all'aria aperta del mondo ed è suddiviso in due parti. In una parte ci sono delle case tipiche svedesi, al cui interno si trovano delle persone vestite in abiti tipici che svolgono attività del passato. L'altra parte invece è uno zoo, dove sono presenti numerosi animali tipici del nord Europa, come ad esempio alci o renne. Skansen è un museo molto amato dagli svedesi, in quanto al suo interno si celebrano le più importanti festività della Svezia, come ad esempio Santa Lucia, Midsummer oppure Valborg. Al quarto posto c'è La City. La City è il cuore economico e pulsante della capitale svedese, il quartiere commerciale dove si trovano gli uffici della maggior parte delle aziende del paese. Da fare assolutamente è una passeggiata a Drottninggatan, la lunga via pedonale che attraversa tutto il quartiere e che vi permette di arrivare a Gamla Stan. Fate un salto nella piazza di Otoriet ad ammirare la Concerthuset, dove ogni anno vengono consegnati i premi Nobel il 10 di dicembre, e date un'occhiata alle bancarelle del mercato coperto di Otoriet. A proposito di premi Nobel, al quinto posto c'è il municipio di Stoccolma. Il municipio di Stoccolma è uno stupendo edificio in mattoni che si specchia sul lago Mälaren e ospita ogni anno la cena e il ballo di gala dopo la consegna dei premi Nobel. È possibile visitarlo al suo interno e da non perdere sono la Sala d'Oro e la Sala Blu, che sono le protagoniste di questo importante evento. Non dimenticatevi di fare un salto nel cortile esterno del municipio e, se possibile, di salire sulla sua torre per poter godere di uno dei più bei panorami di Stoccolma. Al sesto posto c'è la metropolitana di Stoccolma. La metropolitana di Stoccolma, che in svedese si dice Tunnelbana, è considerata la galleria d'arte più lunga del mondo. Al costo di un biglietto della metro potrete accedere ad un museo itinerante unico nel suo genere. Le mie stazioni preferite sono le cosiddette stazioni grotta e quelle che consiglio di visitare sono quella di Tisentralen,
quella di Kunstregården e quella di Stadion con il suo spettacolare arcobaleno. Al settimo posto c'è Södermalm. Södermalm è l'isola più grande di Stoccolma ed è la zona vivace e alternativa della capitale svedese, con i suoi pub, locali e ristoranti dove troverete non solo turisti ma anche moltissimi svedesi che trascorrono qui il loro fine settimana. Inoltre a Södermalm c'è il quartiere di Sofo, il quartiere hipster di Stoccolma, con i suoi numerosi negozietti dell'usato, artistici e quant'altro, ed inoltre a Södermalm troverete i migliori punti panoramici della città, da non perdere assolutamente. All'ottavo posto c'è Stoccolma vista dall'acqua. Stoccolma è una città che è costruita su 14 isole, a est è bagnata dal Mar Baltico e a ovest dal lago Mälaren. Vedere Stoccolma dall'acqua è sicuramente una delle cose da fare e vi permetterà di avere una prospettiva unica e particolare della città. Quindi il mio consiglio è di fare un giro in uno dei numerosi traghetti che navigano le acque della capitale svedese. Al nono posto c'è la cucina svedese. Non vi è modo migliore per conoscere un popolo se non attraverso la sua cucina, e se sceglierete il ristorante e il locale giusto a Stoccolma, la cucina svedese non vi deluderà. In descrizione troverete l'articolo del mio blog dove ci saranno un sacco di consigli sui ristoranti che consiglio nella capitale svedese. E mi raccomando, non dimenticatevi di visitare i due più importanti mercati coperti della città, che sono quello di Otoriet e quello di Östermalm. Al decimo posto ci sono i rooftop bar o i bar sull'acqua. Negli ultimi anni sono aumentati il numero dei locali che si trovano sui tetti di Stoccolma e non c'è modo migliore per concludere la propria visita della capitale sorseggiando una birra fresca con vista panoramica. Inoltre ci sono un sacco di locali su piattaforme sia sul Mar Baltico che sul lago Mälaren ed è il luogo ideale per ammirare i lunghi tramonti estivi qua a Stoccolma. Spero che questo video vi sia stato utile per pianificare il vostro viaggio nella capitale svedese e se volete organizzare una visita guidata a Stoccolma con me vi lascio in descrizione i miei contatti e se siete interessati a Stoccolma iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui miei profili social Facebook ed Instagram. Alla prossima!